È la giornata missionaria e provvidenzialmente le letture parlano di servizio, che è un altro modo di dire cosa vuol dire essere missionari, no? Metterci a servizio degli altri. Per questo in genere i missionari che viaggiano un po' nelle nostre chiese, nelle nostre parrocchie, ci sono sempre un po' simpatici, no? Perché abbiamo l'impressione che siano delle persone buone, che fanno del bene agli altri. Però, ecco, la semplicità del discorso finisce qui, credo, no? Poi adesso dobbiamo cercare di seguire le letture e capire che non è tutto così semplice. Un po' come vediamo nella realtà, dove le persone che svolgono dei servizi non è che sempre, sono fantastiche. Ci sono recensioni terribili, sono andato in quel ristorante e mi hanno servito malissimo. Una stella, se va bene. Ma anche nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni, a fin di bene siamo stressantissimi tra di noi tante volte. Ci vogliamo un sacco di bene, però come mai ci avvertiamo come pesi gli uni addosso agli altri tante volte? Vuol dire che metterci a servizio non è così semplice come noi pensiamo. Ci entriamo nei servizi, no, con grande semplicità, con grande entusiasmo. Dopo un po' ci accorgiamo che mentre stiamo cercando di aiutare gli altri, in realtà stiamo aiutando noi stessi e tutto si comincia a complicare, al punto che a volte facciamo dei passi indietro. Nella seconda lettura c'è questa espressione molto bella, no? In cui l'autore dice: accostiamoci con fiducia a Dio. E mi verrebbe, ecco, da fare questa domanda. Noi quando ci accostiamo a Dio, con fiducia, come facciamo un po' tutte le domeniche. Perché lo facciamo? Cos'è che ci spinge ad avvicinarci a Dio? Il fatto che è domenica, bene, il fatto che siamo cristiani, quindi dobbiamo avvicinarci un pochettino a Dio. Ma nella chat tra noi e Dio, cosa c'è scritto? Cioè, cosa gli chiediamo? Perché vedete, qua c'è scritto questo: accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Io credo che noi abbiamo tutti fiducia in Dio, no? Altrimenti che ci facciamo qui? Però resta da chiarire un po' quando ci avviciniamo a Lui, cosa gli chiediamo realmente. Prima o poi ce lo dobbiamo chiedere, che cosa gli chiediamo. Un po' come la lettera, no? Che scrivevamo a Gesù bambino o a Babbo Natale. Cosa chiediamo concretamente? Cioè, cosa potrebbe fare Dio per aiutarci al momento opportuno? Per farci grazia. Ora, nel Vangelo abbiamo un esempio, un racconto che ci dice di due discepoli che hanno il coraggio, l'ardire di avvicinarsi a Gesù, al trono della grazia proprio per eccellenza, e di fargli una domanda. I figli di Zebedeo si avvicinarono e gli dissero: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Ecco, io penso che già qui ci sono tutti gli elementi del problema fra noi e Dio. Noi ci avviciniamo a Dio e diciamo cose tipo queste: avremmo pensato questa cosa, se puoi mettere una firma, grazie. Capite? Noi spesso andiamo da Dio così col progetto già scritto e gli diciamo: firma qui. Ah no, anche una qui, guarda, serve doppia firma per essere proprio sicuri che ti va bene quello che ti stiamo proponendo. Ora, non è una cosa brutta nella vita avere qualche idea, avere qualche progetto in testa. Però capite che avvicinarci a Dio senza permettere a Dio di valutare un po' il nostro progetto ed eventualmente di rettificarlo è un po' ambizioso. Anzi, ci porta a vivere una grossa delusione rispetto a quello che magari avevamo immaginato, come un po' accade a questi discepoli. È molto bello che Dio non ignora mai le nostre richieste anche quando sono un po' sconclusionate. Infatti, vedete, Gesù sta al gioco e dice: che cosa volete che io faccia per voi? Ditemi un po'. Cioè, siete partiti un po' malino, perché volete che gli metta una firma, però sentiamo. Gli risposero: concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Allora, qui evidentemente c'è ancora un problema, no, di sogni di gloria che i discepoli pensavano di poter coronare con Gesù. E vabbè, questo ce l'abbiamo pure noi. Non è il vero problema. Il vero problema credo che sia, vedete, sedere
alla destra e alla sinistra. Cioè i discepoli stanno chiedendo qualcosa che corrisponde al loro livello di relazione con Dio. Però innanzitutto, vedete, è un posto, che è il grande problema della nostra vita, no? Dal posto di lavoro al posto fisso, al posto dove dormo, dove mangio. Noi siamo ossessionati dall'occupare il posto giusto. Una volta che ci garantiamo il posto, sembra che la vita poi funzioni. Ma questi posti, vedete, sono anche posti subalterni, secondari. I discepoli, forse senza rendersene conto, si stanno un po' appoggiando a Gesù, come facciamo tante volte anche noi. Quando è che gli abbiamo chiesto il posto da protagonista nel prossimo film in cui dobbiamo recitare? Noi tante volte a Dio gli chiediamo delle parti secondarie, gli chiediamo di fare le comparse, anziché chiedergli: voglio un film dove io sono il protagonista. Perché questo non è sbagliato, eh? Gesù poi correggerà il tiro di questi desideri, ma non disprezza il desiderio di una vita grande, di una vita piena, dove ognuno stia al centro della propria storia. Soltanto che deve chiarire qual è questo centro, perché noi lo immaginiamo con categorie, diciamo, un po' strane. Infatti, vedete, c'è tutto questo dialogo, no, fra i discepoli e Gesù, dove Gesù dice: io ho l'impressione che voi non state capendo quello che, cioè con chi state parlando. Non so se avete ben presente io quello che sto tentando di dirvi, che sto andando a Gerusalemme, mi metteranno a morte sulla croce, eccetera, eccetera. Volete davvero un posto a destra e un posto a sinistra? Infatti tutte queste parole sono molto simboliche, no? Ma potete bere il calice che io sto per bere? Ma potete immergervi nella passione che io sto per fare? E loro dicono: lo possiamo. Qui Gesù comprende che i discepoli non stanno capendo fino in fondo quello che lui gli vuole dire. E allora la chiude così: sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. È un po' come se tagliasse corto dicendo: guardate, non ci si avvicina a Dio per chiedergli qualcosa, ma eventualmente per partecipare al suo destino, per stare con lui. Che è la cosa che scopriamo anche nelle nostre relazioni. Noi tante volte ci diamo delle cose, ci scambiamo delle cose, ma poi nel tempo capiamo che la cosa più importante che possiamo scambiarci è la presenza, è stare con. All'inizio ci facciamo i regali, no? Ci scambiamo delle cose, e poi il bene più grande che tutti noi sospiriamo è sentire l'altro vicino a noi, senza rancore, senza bisogno di andare altrove, senza dovermi nemmeno dire qualcosa, semplicemente perché ha voglia di stare lì accanto a me. Ed è questo che Dio cerca da noi, non che gli chiediamo delle cose, fossero anche belle, fossero anche importanti, ma che ci stiamo appassionando al suo modo di vivere, che pian piano diventerà anche il nostro, se stiamo insieme. Per questo Gesù dice: ma guardate che le cose che faccio io le farete anche voi, ma il problema è: quando vi capiteranno le cose che adesso stanno capitando a me, le amerete o le odierete? Perché questo è tutto il problema della croce. Cioè, quando la vita vi porterà a diventare simili a me, in un amore disposto a soffrire, a perdere, in una vita capace di servire, come la prenderete? Cioè, quando la sedia arriverà, no? Il posto arriverà per tutti. Quando vi sederete su questa sedia un po' scomoda, come vi sentirete? Perché, vedete, nel libro del profeta Isaia erano tutte cose già scritte. Perché gli uomini illuminati sapevano come andavano le cose, no? Gesù ha letto tante volte i profeti, ha capito che gli stavano succedendo le cose che stavano già scritte, ma che potremmo capire anche noi, no? Pensate un po', se uno oggi avesse voglia, che ne so, di buttarsi in politica e fare del bene, come andrà a finire? Prenderà un sacco di botte a destra e a sinistra, finirà malissimo, lo faranno fuori subito, è ovvio. Se tu vuoi andare nel mondo del lavoro e essere una persona onesta, non mettere i piedi in testa su nessuno e cercare di costruire un ufficio, un mondo migliore, cosa ti succederà? Soffrirai tantissimo. Se vuoi andare in una scuola e fare bene il mestiere dell'insegnante, che cosa ti accadrà? Tanta solitudine. È ovvio, no? Cioè, lo capiamo tutti che il mondo, finché nessuno sceglie di assumerne un po' la sofferenza, resta uguale, resta una giungla terribile.
Il mondo cambia nella misura in cui qualcuno, rendendosi conto che c'è tanto fango in cui bisogna buttarsi, capisce e ci si butta. Ma se noi ancora pensiamo, no, ai sogni di gloria, quelli dove non si paga nessun prezzo, è chiaro che siamo ancora molto ingannati, molto ingenui. Infatti è tutta da capire bene questa lettura di Isaia, se la capiamo però è bellissima, perché dice così: al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Sta parlando del servo, quello che diventerà Gesù, per esempio. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce. Il giusto mio servo giustificherà molti. Vedi, in questa immagine di Isaia ci sono delle cose terribili. A Dio piace che il suo servo sia prostrato con dolori. È terribile questa immagine. E potremmo rievocare gli spettri di una predicazione del passato, no? Dove si faceva vedere la croce dicendo dobbiamo soffrire tutti, perché questo è quello che vuole Dio da noi. No, a Dio non è che piace che noi soffriamo. Gli piace che se arriviamo a capire che possiamo offrire noi stessi, e nel frattempo ci capita di soffrire, andiamo avanti. Perché vuol dire che abbiamo capito che la nostra vita è preziosa, la doniamo, e anche se questa cosa qui ci procura un po' di dolore, un po' di odio da parte degli altri, continuiamo a farla. Di questo Dio è contento perché? Perché vede dei figli che si vogliono così bene da potersi regalare agli altri, anche se questa esperienza procura un momentaneo dolore. Dopo il suo intimo tormento, Dio se la gode quando noi siamo intimamente tormentati? No. Però è contento se noi cominciamo a percepirci come persone che possono far felici molti, come un dono per tanti. Capite? Gesù nel Vangelo sta cercando di fare questa cosa, ma voi volete soltanto una gloria o state cominciando a percepirvi come delle persone che hanno tanto da donare agli altri e lo faranno in qualche modo? Perché se cominciate a percepirvi come qualcosa di prezioso, che può fare del bene agli altri, il problema del posto scompare, che è il grande problema vocazionale. Che noi pensiamo, no, che la nostra vita è felice se la collochiamo in una casella idealmente di felicità. Ma la nostra vocazione nasce da come ci percepiamo innanzitutto. Se noi, stando con Gesù, ascoltandolo, mangiandolo, stando con Lui, cominciamo a capire che anche noi siamo preziosi come Lui, anche noi siamo un dono per gli altri, impareremo a servire, come fa Lui. Non in quel modo che, dicevamo all'inizio, a volte rende gli altri quasi infelici che ci stiamo dedicando a loro, perché abbiamo ancora così tanto bisogno di conferme, di protagonismo, che quando facciamo un gesto di servizio diventiamo insopportabili. Perché gli altri vedono non qualcuno che li sta amando, ma qualcuno che sta facendo lo show, qualcuno che si sta mettendo in mostra, qualcuno che se non gli dici grazie, parte la guerra mondiale. Ed è chiaro che allora è un modo di servire non ancora purificato, in cui io sto ancora cercando di trovare me stesso. Invece Gesù, attraverso questo dialogo con i suoi discepoli, gli sta dicendo: ma cominciate a rendervi conto che siete qualcosa di prezioso, di bello che si può donare? Perché se le cose stanno così, vedete, si capisce la finale del Vangelo. È bellissimo che gli altri 10, no, si indignano con Giacomo e Giovanni. Perché? Perché volevano chiederlo loro per primi, di stare alla destra e alla sinistra. Cioè erano tutti dentro quella logica. E allora Gesù li chiama a sé e gli dice: tutti a letto senza cena. Questo l'avremmo detto noi. Invece no, Gesù rispiega per l'ennesima volta come stanno le cose. Dice: nel mondo lo vedete, quelli che sembrano essere bravi sono quelli che dominano sugli altri, sono quelli che fanno i potenti. Tra voi, dice, non è così, non è già così, usa il presente. Rendetevi conto che c'è già una logica di servizio che è già la vostra vita. Noi stiamo già servendo. Dobbiamo soltanto ricordarci che i momenti più belli della vita sono quelli dove abbiamo pensato un po' meno a noi e un po' di più agli altri. Sono stati momenti molto belli.
Io mi ricordo da ragazzo quando un don mi ha convinto a fare l'educatore per un'estate. Ho preso tutte le mie vacanze e ho fatto l'educatore. Mi ricordo che non c'avevo neanche un minuto per pensare a me stesso. Però finivo le giornate che ero molto contento. Addirittura ho avuto un regalo extra che ho raccontato varie volte. Nell'unico momento libero che avevo, a quel tempo fumavo ancora le sigarette, mi stavo fumando una sigaretta. Ed è, si è avvicinata a me una suora che mi ha convinto a smettere di fumare. Quindi io in quell'estate ho scoperto la gioia di mettermi a servizio degli altri e ho scoperto pure che potevo pure smettere di fumare. Pensate un po', quando noi ci mettiamo a servizio poi viene fuori la versione migliore di noi stessi, però devo essere sincero, in quei giorni io mi sentivo molto amato da Dio. Avevo già provato a mettermi a servizio, a fare cose di volontariato, ma era un altro tempo. Quindi è molto importante capire che quello che ci sta dicendo il Signore tra voi non è così. Chi vuole diventare grande sia servitore, guardate a me. Ecco, non ci deve riconsegnare questa sera una mistica del servizio, come se Dio ha bisogno che noi ci mettiamo un grembiule e facciamo contenti gli altri, perché questo, ripeto, fin dall'inizio può essere una grave disfunzione, che sembra che noi facciamo il bene, ma in realtà stiamo facendo tanti disastri. Noi dobbiamo chiederci se in noi, nel nostro cuore, nella nostra esperienza, c'è un po' di amore da restituire. E se c'è, restituiamolo. Perché da qui la vita rifiorisce. Ed sarebbe anche bello se arrivassimo a poterci dire: io ne ho poco di amore, non mi sento di fare grandi gesti di servizio, però un po' ce ne ho. Perché tante volte ci ammaliamo a fare gesti di carità, di servizio più grandi di quelli di cui siamo capaci. E allora arriviamo tutti impiccati alla fine delle nostre giornate, no? Pensando che dobbiamo salvare il mondo, che dobbiamo fare milioni di cose, mentre invece magari dovevamo farne poche, bene, con un po' di amore. Anche questo forse vuol dire ritornare a essere missionari, ritrovare la misura reale della nostra capacità di amore e di servizio e vivere lì dentro. Lì il Signore ci benedice e trasforma, ecco, le nostre giornate in qualcosa di bello, non solo per noi, ma anche per gli altri, verso i quali proviamo a offrire un po' di noi stessi.